Siamo con gli autori dei due gol, Davide Sancinito e Luca Donaggio. So che sono gli ultimi ovviamente ad essere usciti dagli spogliatoio perché avrete anche festeggiato, giusto? Davide. Dopo una giornata così penso che è giusto festeggiare. Qual è stato il gol più bello dei due? Sentiamo se. Il suo difficile. Il suo, Vabbè, tu, dai. hai provato a sbagliarlo anche oggi. Davide, mi chiedono se è stata la cometa più bella della tua carriera e che tu avresti capito questa frase. Io non. Direi di sì, dai, è Ok. stata la più bella. Finalmente l'ho vista anch'io dal vivo. A che distanza eri? Ero Centrocampo. praticamente sulla linea di centrocampo. Quindi tu hai mirato proprio il portiere, giusto? Tu Sì, hai no, era guardato. un po' che lo guardavo e ho visto che era sempre a fare il difensore. Faceva un po' libero oggi il portiere del Sì, Varese sì, anche, sì, sì, giusto? sì. Mentre poi hai segnato il rigore decisivo, è stata una partita in cui vi siete dimostrati veramente un gruppo, anche nella gioia finale, anche nel momento di soffrire. È la nostra forza, il gruppo. Siete stati un po' più gruppo anche del Varese. Sì. Come si è visto in campo, sì, la nostra forza, ripeto, è il gruppo, perché siamo sempre uniti e siamo sempre pronti a scherzare, ma quando sappiamo che dobbiamo andare dentro il campo siamo i primi a fare le cose seriamente. Voi siete anche amici, giusto? Mi hanno Si detto vuole, bene? sì. Come potete festeggiare stasera, visto che è tutto In chiuso? autogrill. In autogrill. Il Varese come lo avete visto? Una squadra che se n'è andata poco. Però si vedeva che era una squadra che aveva grande organico, grandi giocatori, avevano tanti giocatori fuori e comunque ogni cambio che faceva entrava un giocatore più forte di quello che c'era. Quindi per Ecco, voi noi è una vittoria che vale doppio. non avete solo singoli giocatori, ma come ho detto all'inizio, sembrate proprio una Sì, squadra. no, è sempre stato come ha detto lui, è sempre stata la nostra forza. Il gruppo ci ha tirato avanti l'anno scorso, abbiamo vinto il campionato per quello e anche quest'anno ci stiamo dimostrando, dopo un inizio non facile, ci stiamo dimostrando quelli che siamo. Grazie, ultima domanda, a chi dedicate il gol? Io sicuramente a mia moglie e mia figlia che mi Come si erano chiamano? a Francesca e Vittoria. Io ho un po' di dediche a mio papà, Vai. la mia famiglia, la mia ragazza e un mio amico Bakent.